Oggi proviamo dei nuovi colori. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Ritornano le recensioni. Pensate, io sono qui a più di 1000 chilometri di distanza da casa con pochissimo materiale. Passo da Tiger e trovo questi, delle brush pen che mi dicevano comprami, comprami. E chi ero io per non ascoltare l'appello di questi bei colorini? E così li ho comprati. Però adesso voglio provarli con voi. Sono costati poco meno di 5 euro. Vediamo quanto valgono davvero. Prima di passare sul piano da lavoro, però, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, Il ricettario dell'arte e Il grande libro del colore. Nel primo troverete tutte le mie ricette creative per creare i materiali di belle arti direttamente a casa vostra in modo professionale, dei buonissimi materiali fatti da noi. Nel secondo tutto il mio sapere sul colore, e questo soprattutto è un libro non soltanto per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che vogliono saperne di più sul colore, sul magico, meraviglioso mondo del colore che ci avvolge tutti quanti senza che neanche ce ne accorgiamo. Bene, detto ciò, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere un po' come si comportano questi brush pens. Ed eccoci qui per questa nuova recensione dei Pencil Toucher Brush Pen di Flying Tiger. Io già li ho aperti, sono 12 pennarelli con punta a pennello. Qui vediamo la descrizione, non vanno bene per i bambini inferiori ai 3 anni, in italiano pennarelli con punta a pennello, appunto, nulla di più di quello che vi avevo detto. Il packaging è molto robusto e anche molto carino, vedete, a scorrimento, è anche molto comodo perché si tira fuori la scatolina e i colori sono tutti facilmente a disposizione. Eccoli qua, ve li faccio vedere tutti, questa è la gamma colori e adesso però dobbiamo vedere se sono dei buoni colori. Li ho comprati a 4,50 euro mi pare, comunque poco meno di 5 euro per 12 pennarelli con punta a pennello. Che dite, li proviamo? Allora, prendo, voi direte il blu, no, stavolta come primo prendo il rosso. Vedete, la punta si presenta così. Vediamo che tratto riesce a fare. Ok, vi metto un po' più indietro, eccoci qua. E allora, sicuramente il tratto sottile lo riesce a fare. Il tratto spesso lo fa, ma non lo fa spessissimo. Quindi in una lettera per il brush lettering, mentre in salita possiamo avere un buon, una buona sottigliezza, in discesa per avere uno spessore dovremo ripassare due volte. Ok? Quindi vedete il tratto in discesa. Non è molto spesso e la punta non è molto elastica, rimane un po' piegata una volta che lo usate. Usato come pennarello ha una bellissima coloritura, non troppo coprente, risulta un po' trasparente, ma diciamo che non lascia molto l'orma del passaggio, non lascia molto lo zigrinato tipico dei pennarelli. È sovrapponendo, come vedete, riesce a scurire. Vediamo un po' tutta la gamma colori. Il giallo è molto fluo, direi proprio fosforescente. Quindi manca un giallo normale nella gamma. Suppongo che anche il fucsia, no, il fucsia invece non è fluo. È semplicemente un rosa da pennarello, un rosa Peppa Pig. Vediamo il verde.
I colori tendono tutti un po' ad essere molto spinti nella variante del freddo, quindi molto fluorescenti. Li ripasso tutti due volte, però hanno una bella, un bel modo di espandersi. Mi interessava molto questo verde, mi incuriosiva a vederlo dalla confezione, questa sorta di verde acqua. E sì, anche lui va molto sul tono evidenziatore. Diciamo che come toni non sono tanto belli per la coloritura quanto più per la scrittura. Scrivono bene, non sono super coprenti. Anche il blu non è un blu scuro, ma è un bluette. Sì, in generale nascono e crescono, diciamo, per la brush lettering, ma tenete presente che comunque anche in brush lettering sono dei colori che sì hanno il tratto sottile, ma il cui tratto spesso non è come potete vedere qui spessissimo. Quindi in discesa fanno questo, in salita fanno questo. In questo caso nel nero la punta è più elastica del rosso, quindi possiamo dire che vedete, dovete fare comunque due passaggi per avere uno spessore degno da brush lettering e soprattutto essere poi bravi ad accompagnare il segno in uscita. Non sono facili da usare, cioè non sono fluidi come dei colori qualitativamente alti. Cosa dire? Valgono il prezzo che hanno, perché i toni sono molto ingenui, cioè sono molto toni da elementari, da scuole medie, diciamo così, perché sono toni molto artificiali. Non c'è una gamma cromatica completa, manca il giallo, manca il blu scuro, manca un verde scuro. Per il resto, per passatempo, bistica, scrivere sui diari, fare un po' di brush lettering da principianti, vanno più che bene per cominciare. Non li acquisterei se volessi anche colorare, perché sebbene hanno una bella copertura poco striata, non hanno una gamma colori abbastanza ampia da giustificarne l'utilizzo. Ma noi adesso vediamo se si stratificano anche a coloriture differenziate. Per esempio, se io voglio un giallo, no? E voglio un giallo che sia naturalmente più giallo di questo, più veritiero, vediamo cosa succede se unisco il fluo all'arancio. E no, vedete, non succede nulla di bello, nel senso che non diventa un giallo, ma diventa un arancio ancora più copioso. Vediamo se faccio al contrario. Già facendo, invertendo le parti, questo butta più sul giallo, ma non diventa un giallo realistico. Stessa cosa, suppongo, succeda con i verdi. Per quanto io passi e ripassi, è impensabile arrivare a un tono di verde scurissimo. Ma sì, volendo si può procedere in questo senso. Anche qui, volendo, si può fare asciugare. Adesso io non ho un foglio adatto per essere troppo umidificato, però ecco, si può far asciugare e con le sovrapposizioni si può cercare di portare il colore ad una coloritura più voltata a quello che vogliamo fare noi. Per esempio, se io ho un rosso
e voglio creare un rosso arancio, metterò sempre il colore più forte sotto e poi paradossalmente l'arancio sopra, aspettando che comunque si asciughi perfettamente, perché sennò i fogli un po' più leggeri sfrangiano. Ed ecco che vira al rosso arancio. Se dal bluette io volessi un blu, non so se sovrapponendolo riuscirei ad arrivarci, ma sicuramente, sicuramente, se io prendo un violetto e poi passo il bluette, lascio asciugare e ripasso i due colori, sicuramente vedete, arrivo a un tono di blu scuro che è quello che desidero. Quindi, con una mano esperta, comunque tutti i toni si possono raggiungere in maniera più o meno comoda. Quindi, se io volessi, che ne so, da un marrone un colore bruciato, faccio asciugare bene, prendo il mio arancio e ripasso. Se lo volessi ancora più chiaro, faccio asciugare bene e passo anche del giallo. Faccio asciugare bene, ora qui il foglio mi si sta sfrangiando e passo, aspettate, tolgo il foglio. E passo anche dell'arancio e vedete che viene proprio un tono rusty, ruggine. Quindi giocate molto con le sovrapposizioni, fate in modo che questa gamma limitata di colori possa estendersi a dismisura sovrapponendo i colori. Unica accortezza, questi colori escono dal loro packaging molto umidi, quindi su grammature di carta sottili come questa di questo blocco, fate sempre asciugare tra una sovrapposizione e l'altra. Voto considerando costo davvero irrisorio, il packaging molto bello e anche riutilizzabile, la possibilità con un poco di esperienza di ampliare la gamma colori, io do più della sufficienza, do un 7. I limiti di questi colori? La punta che non si apre troppo, in realtà sì, è la forma a pennello, ma la punta non è in realtà un pennello, rimane sempre poco flessibile, cioè non si flette fino alla radice, ma si piega solamente la puntina. Quindi lo spessore è sempre relativo, se voglio un bello spessore devo ripassare due volte. Questo è il suo limite, insieme alla ristretta gamma colori. Punti di forza, prezzo basso, possibilità di stratificazione, coloritura bella compatta. Un buono strumento per partire e poi, quando si è magari fuori casa come me, si ha voglia di disegnare, ma avendo tanti materiali non si vuole spendere tanto, li si possono usare con un po' di maestria, diciamo così, di furbizia, ampliando la gamma colori. Quindi sì, un 7 è meritatissimo. Non li trovo molto adatti e gestibili per i bambini. Tendono a pasticciare su mani inesperte, hanno bisogno di un buon controllo, quindi li riserverei appunto dagli 11 anni in su. Bene, spero che questa recensione vi sia stata utile, pollice in su e condivisione, e vedremo molto presto questi pennarelli all'opera su un soggetto un po' più importante. Vediamo come un materiale non eccelso possa comunque diventare un bel materiale su un disegno più da adulti, diciamo così. Ora vi lascio la foto del dettaglio del lavoro che abbiamo fatto insieme e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Allora, che dire, un po' delusi, un pochino.
un pochino, ma per il prezzo che avevano veramente non potevano fare di meglio, secondo me. Devo dire che anche dopo un paio di ore, io ho fatto queste prove un paio di ore fa, la luminosità del colore è molto molto buona e, come vi dicevo, con un po' di sperimentazione riusciamo ad ampliare anche la gamma colori. Per far questo vi occorrerebbe dare una bella lettura al grande libro del colore. Vi verrebbe tutto molto molto più semplice. Trovatelo in tutte le librerie fisiche e online, mi raccomando. Bene, io vi aspetto anche su tutti gli altri miei social, Ombretta e Due Cuori Una K qui su YouTube, Arte per Te su Facebook, su Instagram, su TikTok, su Pinterest, su X, ovunque. Cercate il pennello bianco su fondo rosso e ci sono io ad aspettarvi. Vi ricordo che ad ottobre ricominciano tutti i corsi di Arte per Te, quindi se sei interessato al corso di pittura, al corso di disegno, al corso di acquerello, al corso di iconografia, oddio, mi sono persa qualche corso, al corso di pittura moderna, scrivimi e verrai ricontattato per avere tutte le info sui corsi che stanno per avviarsi. Bene, non mi rimane che mandarvi un grande bacio e darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video in cui metteremo alla prova su strada seria però, bella sterrata e complessa, questi pennarelli da poco. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!